Buongiorno, io sono Andrea Caporizzi, cuoco a domicilio a Bologna. Oggi vi presenterò una ricetta a base di patate e specificatamente di patata veneta. La patata veneta è una patata a qualità verificata dalla Regione Veneto che va a rispettare quello che è un disciplinare delle regole di produzione che vanno incontro a quelle che sono le tradizioni della Campagna Veneta, il rispetto del consumatore e del modo di produrre le patate come si è sempre fatto in campagna. Che cosa faremo oggi? Faremo una crema vegana di patate e cetriolo. Dico vegana perché non utilizzeremo, a differenza di molte creme, zuppe o vellutate, come le vogliate chiamare, non utilizzeremo nessun derivato animale. Per cui sarà molto rispettosa anche di nuovi stili alimentari e soprattutto anche molto leggera. Gli ingredienti per 4 persone sono qualche cucchiaio d'olio extravergine d'oliva, 2 spicchi d'aglio, 1 kg di patate, 500 g di cetriolo, sale e pepe a piacere. Bene, la preparazione è questa, molto semplice. Che cosa faremo? Mettiamo sul fuoco, in una casseruola così, un po' d'olio extravergine di oliva, 2 spicchi d'aglio scamiciati, come si suol dire, per cui senza la buccia, tanto li toglieremo rapidamente, non daranno molto sapore, e facciamo rosolare rapidamente, deve giusto scaldarsi un po' l'olio. Bene, il nostro olio adesso è caldo, con dentro l'aglio, ci mettiamo le patate che abbiamo già tagliato a fette più o meno grosse qualche millimetro e le facciamo un po' soffriggere in modo che si insaporiscono con l'olio e con l'aglio. Mentre si insaporiscono le lasciamo tranquillamente lì e ci occupiamo del nostro cetriolo. Cetriolo normalmente si usa a togliere interamente la buccia, io in questi casi preferisco lasciargliene un po' perché darà colore alla nostra crema e dunque questo la renderà anche più bella da vedere nel piatto. Bene, dopo qualche minuto che abbiamo fatto rosolare le patate, togliamo l'aglio, ricordiamoci perché dopo sennò quando frulleremo tutto sarebbe troppo pesante. Una volta tolto l'aglio, ci mettiamo un po' di vino bianco, secco mi raccomando, Facciamo sfumare il vino bianco, basterà qualche minuto, anche meno. Il vino è evaporato quasi completamente, le nostre patate hanno preso colore. Le copriamo con un po' d'acqua e lasciamo andare la cottura con un leggero bollore fino a quando non saranno appunto cotte, le potremo provare con uno stecchino. Le nostre patate sono pronte, cotte al punto giusto, ci ricordiamo di salarle, sempre meglio un po' in meno che in più perché per aggiungere siamo sempre in tempo, ci diamo un'ultima mescolata. E cosa facciamo adesso? Recuperiamo un po' dell'acqua di cottura e la teniamo da parte. Ora che abbiamo le patate che sono cotte, il nostro cetriolo lo andiamo a mettere a crudo, non lo cuociamo. E poi con un frullatore di immersione lo facciamo a crema. La consistenza della nostra crema non è ancora quella che desideravo, io la volevo un attimo più liquida, di conseguenza aggiungo un po' di acqua di cottura che avevamo salvato prima. Mescolo, adesso finalmente ho ottenuto la consistenza che desideravo e passiamo ad impiattarla. Ci metteremo giusto un po' di pepe ed ecco che la nostra crema a base di patata veneta con il cetriolo, crema vegana, è pronta. Buon appetito!